Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Stranded Sails Explorers of the Cursed Islands, un gioco che costa sui 25 euro su Steam ed è abbastanza curioso perché ricorda per certi aspetti anche quello che può essere un Animal Crossing, un Yonder, è un ritmo piuttosto tranquillo dove andremo a esplorare le isole maledette, a quanto pare si chiamano così. Andremo a coltivare e allevare animali. Io ho già iniziato una partita, la riprendo in mano dopo un po' di tempo che sono fermo qui. Praticamente noi abbiamo adesso la prima isola, cioè siamo sbarcati qui. Abbiamo un po' di energia da poter usare. Praticamente premendo il tasto Tab possiamo andare a scegliere l'equipaggiamento che andremo poi a sbloccare andando avanti. Ovviamente all'inizio, io ci ho giocato un'oretta, all'inizio naufragate, insomma trovate i primi membri dell'equipaggio che sono questi tizi qui. Abbiamo Sven, abbiamo Fiola, bella Fiola! Sono sicuro di trovare gli utensili, ok, e ci dicono dove andare. Allora vabbè, praticamente usando il tasto Tab oppure la rotella del mouse possiamo andare a prendere le varie cose, quindi usare le mani piuttosto che usare la pala e quindi andare a crearci, vedete che ce lo va a selezionare un po' come fosse un mobile game, e poi andare a mettere appunto a piantare le nostre piantine. Allora, raccogli una pentola da cucina, raccogli un utensile da cucina, raccogli una teglia, esplora la spiaggia a est del relitto. Allora, praticamente, vabbè, adesso è notte, però andiamo a vedere come funziona qua. L'isola è davvero molto molto carina, questo è il relitto con cui siamo arrivati. Siamo andati a est, adesso andiamo, io ci sono già stato. Adesso abbiamo perso l'effetto rilassato perché ci siamo messi a correre. Vabbè, la notte è passata, sta arrivando il giorno, abbiamo trovato, eccolo qua, un tegame, cos'è? Una pentola da cucina. Una vecchia pentola da cucina sembra sempre arrugginita. Non varrebbe nulla per un buon ristorante, ma andrà bene per la tua cucina. Ok, abbiamo recuperato. Il gioco è fondamentalmente così all'inizio. Quindi recuperare anche gli utensili della... Una pentola, ci manca una teglia. E andiamo avanti a esplorare. Perché poi il gioco è molto focalizzato sull'esplorazione, sull'allevamento. Ok, abbiamo trovato anche gli utensili della cucina, quindi cucchiai, posate varie. Dobbiamo continuare a cercare. Ciao tartaruga, bellissimo che si rifugia dentro. Vediamo un po' se adesso esce. Eccolo lì, la teglia, il tegame, detto anche. Gioco tradotto in italiano, ho avuto modo di averlo per una promozione, insomma. Una teglia rustica che può essere utile per cucinare i cibi. Ok, costruisci la cucina. Allora andiamo e costruiamo la cucina. Torniamo indietro, direi che usa il sentiero che porta all'altopiano vicino al relitto per andare all'accampamento. Sì, ma non c'è il... qua è chiuso perché poi si andranno a sbloccare con altri oggetti. Andremo a sbloccare le varie parti dell'isola, poi lasceremo l'isola e andremo a dare un'occhiata. Vediamo adesso che si allontana. Op! E questo che cos'è? Una runa si avvia, ok. Poi ricorda anche My Time and Porsche, ad esempio, come stile di gioco, per quanto più simile a come grafica, come fatto, a un Animal Crossing. Non è sicuramente un gioco per tutti, ma è un gioco sicuramente da valutare per quelli che amano un gameplay un po' più rilassante rispetto ad altri. Ok, stiamo parlando di qualcosa che ha un minimo di gestione dell'energia, ma non stiamo parlando di nulla di, diciamo, assolutamente complicato o punitivo. Una anche qua la voglio prendere. Ah no, l'ho già presa questa. Ok, continuiamo, andiamo a vedere cosa c'è di qua. Ah, ma di qua... Vabbè. Beh, intanto esploriamo per esplorare. Tanto qua dovremmo rifinire l'accampamento di nuovo. Tanto quello che potevamo trovare l'abbiamo trovato. Ora l'unico modo adesso qua siamo tornati rilassati perché siamo vicino all'accampamento. Allora, se notate qualche scattino ogni tanto è semplicemente perché sto facendo dei backup su PC, quindi devo per forza ottimizzare e quindi probabilmente ogni tanto si flickera un po'. Allora, abbiamo recuperato tutto quello che è.
Costruisci la cucina, ecco qua. Questo è il pannello di crafting. Vediamo un attimo. Allora, ho trovato tutti gli ingredienti. Costruire la cucina bisogna i seguenti oggetti: una pentola, utensili da cucina e teglia. Ce l'abbiamo, costruiamo. Il menu è proprio uguale ad Animal Crossing. Ok, parla con Fiela. La bella Fiela. Wow, Hindi, la postazione di cucina è fantastica adesso. Ottimo, è fantastica adesso. Ottimo lavoro. Hai solo bisogno di qualche prodotto agricolo per cucinare. Aspettiamo un altro po' e controlliamo la crescita del gran turco. Una volta maturo, raccoglilo e ti mostrerò come prepararlo. Butti giù, fai picchietta e va bene. Vabbè. Quindi? Vabbè, sì, sta accelerando il tempo. Ok. Vediamo un attimo. Sta ancora crescendo, cresce anche di notte. Sì, il tempo sta andando abbastanza velocemente. Ok, ci possiamo muovere. Avvicinati a un colto maturo, seleziona a mani e raccogli il prodotto. Vediamo se lei ci deve dire qualcosa. Ok, chissà, poi dovremmo trovare anche altri membri dell'equipaggio. Comunque, adesso prendiamo le mani, cioè pugni nelle mani, e raccogliamo il grano turco, che ovviamente la piantina resta lì e quindi. Tra qualche giorno poi raccoglieremo nuovamente altro. Queste pannocchie sono meravigliose. Sei pronto a usare quella postazione? Vuoi provarla? Sì. Pannocchia cotta, sì, classico. Pannocchia cotta. Allora, praticamente premendo 1, accediamo al manuale che ci praticamente ci va a spiegare le varie nozioni. Pianta i semi, vedete qua abbiamo preparato un campo, pianta i semi, innaffia la piantagione, abbiamo anche l'annaffiatoio, il secchio. E poi raccogli i prodotti, questo è quanto. Mentre qua invece accediamo alla cucina, dove abbiamo tutte le ricette che noi conosciamo. Allora, la pannocchia. Più andiamo a craftarla, più dovrebbe salire anche di livello. Cucina. Ok. Bene. E devo cucinarli tutti o no? No. Allora, sì, vabbè. Tieni premuto 1, visualizza nuovamente. Allora, ecco qua. Abbiamo il mondo, dove abbiamo la possibilità di esplorare. Poi pian piano andremo a esplorare tutto perché il tutorial sembra essere anche molto lungo. Nuovo giorno, nuove possibilità e va bene. Poi abbiamo l'energia, quindi l'energia definisce quante cose puoi fare, un po' come in tutti i giochi, da Stardew Valley a My Time at Porsche, ad esempio. L'energia dovesse arrivare a zero, sarai completamente esausto e perderai. Ti risveglierai l'accampamento come in tutti i giochi di questo tipo. Possiamo ripristinare l'energia andando a dormire sulla nave. Poi abbiamo l'inventario. Quindi praticamente la possibilità di andare a vedere l'inventario che accediamo premendo 3, quindi in questo caso abbiamo oggetti delle missioni, abbiamo gli elementi, abbiamo gli ingredienti, abbiamo i manufatti, abbiamo i regali e va bene. Usa le penne anche la ricetta che ti ho dato, ok, ma vuoi vedere che ho bruciato la ricetta? Scusa, ma... Ah, devo mettere... Pardon, lì? No. Allora... Seleziono una ricetta. Ah, me lo mette già da solo. Cucino. Cucino ancora. Oh, bene. Ok, devo andare da mio padre nella cabina. La vuoi una pannocchia? No, evidentemente no. Va bene, andiamo avanti, là. Parla con Charles. Charles che aveva preso anche un colpo in testa, mi pare, durante il viaggio, se non ricordo bene, dovrebbe essere sì, infatti, era abbastanza infortunato. Figlio mio, dunque sei riuscito a preparare il terreno per la coltivazione e una postazione di cucina? Sono molto fiero di te, Indy. Un giorno forse sarai in grado di occuparti del tuo personale equipaggio. Le mie ferite sono più gravi di quanto pensassi. Dovrei essere presente nel nostro equipaggio mentre sono costretto a letto. Prendi questa mappa, l'ho trovata in cima al mio mucchio di vecchie carte. Se non erro, rappresenta sommariamente questo arcipelago. Ti permetterà di navigare e scoprire il mondo, nonché ritrovare il resto del nostro equipaggio. Sì, perché siamo andati dispersi in seguito a una tempesta. Puoi anche usarla per tornare velocemente al nostro campamento. Mi raccomando, non lasciare mai l'accampamento senza esserti preparato. Cerca sempre di tenere le tue borse piene di cibo per rifocillarti durante i tuoi viaggi. Abbiamo la mappa. Fantastico, fantastico.
con la M. Area dell'accampamento. Abbiamo l'isola centrale, la nord occidentale, la sud occidentale, nord orientale e basta, credo. Al momento c'è questo. Molto bene. Cerca altri superstiti. Esplora la spiaggia a est del relitto. Ma non ne ho trovati. Sono già andato prima a est del relitto, ma non c'era nessuno. Vabbè, riproviamo che magari qualcuno è arrivato nel frattempo. Dovrei fare un'accetta per poter passare oltre, ma il gioco non me ne ha ancora fornito nessuna. Voglio. Ah, devo cambiare categoria con la T. Con la E, scusate. Sì, infatti ci sono varie categorie dai cibi, dagli ingredienti, scusate, ai cibi e agli utensili. Vabbè, adesso sto girando con una pala, ma va bene. Lì si può anche pescare. Vediamo di qua, che non ci sono stato prima. Cos'è questo? Ma non posso farci niente lì. Anche lì devo tagliare, quindi non. Mangiamo? Mangiamo, dai. T. Scusate, e alimenti. Alimenti, sì. E non i semi. Mangio. Mangia però. Ma che buona questa pannocchia. Va bene. Continuiamo a esplorare, ma secondo me non c'è nessuno qui. Ci siamo già stati prima. Ah, continua a girare con una pannocchia in mano. Vabbè, qualcuno dovesse aver bisogno di una pannocchia al volo, ma non c'è nessuno, non c'è nessuno. Qua c'è la runa. No, c'è lui. Salve. Logane. Ah, bello vedere un volto familiare. Mi sono aggrappato un asse e sono stato trasportato a riva proprio ora. Oh, tu e gli altri avete già costruito un negozio. Torniamo all'accampamento, allora sono sicuro di potervi essere utile. Torna. Andiamo, andiamo, andiamo. Quindi un buon inizio, anche questo gioco, come tanti altri, si presta a una live giusto così per fare due chiacchiere, è bello rilassante. È un buon inizio quello che avete realizzato qui. Avremo bisogno di qualche capanna se vogliamo sopravvivere qui. Per costruire. Vi ho saltato giusto, ho preferito iniziarlo a giocare io, poi ho smesso per vari motivi le feste natalizie. E poi ho deciso di continuarlo in modo da potervi saltare la fase iniziale, che probabilmente avete visto o rivisto se avete cercato questo gioco su YouTube. Allora, dobbiamo preparare i componenti da costruzione, banco d'artigiano, le basi per un banco d'artigiano. Vedete, è tutto guidato, non possiamo piazzare noi le cose come vogliamo, ma. Quindi. Raccogli una sega di legno. Esplora la spiaggia. Ah, eccola là. Non c'era però prima. Vabbè. Quelle sono pinze semplici. Coso di legno. Scusate, ma a me dà veramente fastidio girare con una pannocchia in mano, quindi mi metto le mani in mano. Ho preso la sega di legno. Dobbiamo trovare il martello pesante e le pinze. Piano piano stiamo andando, eccola lì, le pinze che non c'erano prima, ma sono state sicuramente portate dalla corrente, devono essere delle pinze di plastica che galleggiano. E lei? Stai meglio? No, lui farà il convalescente a vita, probabilmente. Ok, abbiamo trovato anche il martello. Ok. Torniamo indietro. Torniamo indietro e andiamo a. Qua sono. È l'isola delle tartarughe paranoiche. Molto simpatiche, però, devo dire. Allora, costruiamo questa maledetta bottega. Ma sì, quindi. Ciao, Inea. Ok, ma dove lo facciamo? Lo facciamo. Ah, qua c'è il teletrasporto, perfetto. Eccolo qua, lo facciamo qui. Sì, ho trovato tutto. Facciamo questo banco. Sì, costruisci, dai. Tu guarda, stai a guardare. Ottimo lavoro, ma possiamo iniziare a lavorare le nostre capanne. Prima di tutto abbiamo bisogno di spazio per costruirle. Dovresti estendere l'accampamento fino all'altopiano sud-est di dove ci troviamo. Ho trovato un sentiero, ma è bloccato da un garbuglio di rovi. Prendi la mia ascia e sbarazzati. Ok, esplora la nuova area. Ok, andiamo ad esplorare tutta l'isola adesso. Sì, ma ho già capito dov'è. Allora, inventario, accetta. Accetto l'accetta e lascio l'ascia. Allora, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Poi spero, come dico sempre in ogni video, di farvi cosa gradita, di avervi fatto cosa gradita, di avervi portato questo gioco. Se
L'avevo osservato per molto molto tempo, ma ho sempre avuto il dubbio. Non è male, non è male, soprattutto per chi, a differenza mia, ha un modo di giocare rilassato e si gode i giochi, non ha la frenesia di dover finire e di dover iniziare, scusate, 1.000 giochi, frammenti di legno duro, ma se li vuole godere, si vuole rilassare, cerca qualcosa comunque appunto di non stressante, questo è senz'altro un bel gioco. Allora, usa l'ascia per rimuovere il cespuglio di rovere e parte sud dell'accampamento. Ah no, ok, vedete che io sono anche un po' pirla perché non leggo mai e quindi vado nelle zone sbagliate. Va bene, adesso noi esploriamo. Oh, sto correndo come un pazzo e correndo come un pazzo sono stanco e tra poco sverrò. Pazienza, andrò a dormire se svengo. Ah, scusate, sblocco la runa, distruggo questo, mi prendo dei frammenti di metallo. Posso usarlo questo? No? Non posso. Ah, sì, scusate, 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 ma io andrei all'accampamento. Ok, sono stanco, sono molto stanco. Siamo più o meno a mezzogiorno, però direi che è il caso di andare a sto punto in barca e quello che ne rimane è andare a dormire. Così che alle 7 di mattina sono pronto. Svegliati. No, ok, ho ricaricato. Aspetto che passi la notte e che arrivi il giorno. Ok, sono fresco. Andiamo a sud dell'accampamento, diceva, no? Quindi facciamo il giro. A sud. Andiamo di qua. Devo prendere l'accetta. Questo. Già fatto. No, ho sbagliato, non c'è niente. No, fortunatamente correndo l'energia scende, ma neanche troppo, quindi bene. Bene. Perché veramente quello che si faceva magari anche solo in Stardew Valley, gioco tra l'altro bellissimo, diverso da questo perché ovviamente lì veniamo proprio lasciati noi stessi, mentre qua è un pochino più guidato dalla storia, dall'esplorazione, insomma, può essere anche carino per bambini, insomma, per unire un pochino la capacità magari di imparare a leggere e di godersi un po' il gioco. Il gioco si gioca anche col pad, se non ricordo male, quindi... Ma la stiamo esplorando anche abbastanza bene quest'isola perché a nord abbiamo esplorato tutto e ormai l'abbiamo quasi scoperta tutta, credo. Ah, poi tra l'altro posso abbattere gli alberi. Raccogli 6 legno semplice, infatti c'è la quest che è partita. Io non avevo neanche letto, ma ho già iniziato ad abbattere gli alberi. È più forte di me. Ogni albero 2 tronchi, ok, 2 pezzi di legno. Io metto adesso anche questo così almeno... La luna lampeggiante un giorno scopriremo che serve, ma penso al teletrasporto. Ok, abbiamo recuperato tutto. Continuiamo a esplorare, se possiamo, perché abbiamo una zona qui che non so cosa sia. Vediamo da questa. Esplora l'area del nuovo accampamento. Di qua. Siamo praticamente sopra il relitto. Esploriamo anche questo. Continuo a toccare cose che non devo. L'abbiamo visto tutto ormai, no? Eh sì, infatti qua c'è questa cassa. Si sfrega le mani, poi apre. Bottino lucente. Ok, e questo invece? Ah, ci sono delle piattaforme solide su entrambi i lati di questa fenditura. Ok, se avessi l'elemento giusto potresti creare un ponte qui. Vabbè, torna più tardi, giustamente. Ok, sì. Devo trovare Logan adesso. Nella parte... Accampamento superiore, parte sud. Ok, vediamo un attimo dov'è Logan. Eccolo qua. Salve. Tu sì che sai come maneggiare un'ascia. Penso che tu ora sia pronto per usare il banco dell'artigiano. Da un'occhiata ho aggiunto il progetto per le assi di legno. Torna quando ne avrai realizzate alcune. Io preparerò
Base, ok, nuovo progetto scoperto, fantastico, andiamo. Intanto siamo qua, sembrava fossimo lontani, invece no. Facciamo le assi. Legno semplice, progetti, assi di legno. Carina. Fatto. Ah, vai, 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 fanne due. Perfetto. Non ne abbiamo più. Buono. Due assi di legno. Costruisci una baracca di Logan. Costruisci baracca di Logan. Trova la baracca di Logan nell'area dell'accampamento superiore. Ok, quindi lui vuole essere il primo. L'abbiamo trovato per ultimo. Mi ha dato un'ascia e si crede già il capo del villaggio. Ma vabbè, costruiamogli anche la baracca. Ormai noi qui siamo i servi di tutti. Non è il giochi ormai. È che noi arriviamo qua e... Ah, te la costruisco io. Sarebbe stato sospetto a dire la verità anche quello, eh. Che arriva a seguire. Però il nostro compagno di mille avventure. Ti costruisco io, guarda. E sbuffi pure. Indy, non pensavo che avrei detto questo, ma sono colpito dalle tue abilità di falegname. Questa capanna sembra molto comoda, ottimo lavoro. Sì, ma ci entri da solo. Ora, perché non aiuti Fiorella con la sua capanna? Sono sicuro che dovrebbe avere una capanna tutta per sé. Oh, mi servono 6 pezzi di legno e uno di quei cosi lì, dei monili lì che ho già recuperato. Quindi parla con Fiola, ma io mi porto già avanti e tiro giù gli alberi. A quanto pare non sembrerebbero rompersi. Adesso qua abbiamo un... Sì, poi c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere prima della conclusione, cioè voglio farvi vedere... le relazioni, però adesso andiamo a parlare con Fiola se la trovo, eccola lì. Sì, faccio su anche la tua, l'ultimo che lo faccio io. È costruito con loro, sembra accogliente. Serve anche un pezzo speciale, sì, sei più bella degli altri. Posso darti questo progetto, ma dovrei raccogliere alcuni componenti. Sì, l'ho già fatto, ho già fatto. Tasselli di fortuna. Sì, ma l'ho già fatto. Raccogli un pezzo di corda. Usa la tua ascia per aprire casse e barili. Ah no. E dove lo trovo io un pezzo di corda? Scusa, eh. Trova i pezzi per aprire casse e barili. Cioè, bella la casa che hai fatto per lui. Adesso faresti anche la mia, però la mia la voglio bella, quindi... Vabbè. Vabbè, facciamo quello che dobbiamo fare. Sì, distruggi le casse, ma... Quali casse? Quali barili? C'è più niente qua da scavare. Andiamo su. Da distruggere. Esplora l'isola. Sono già così mezzo stanco. E qua si è riformato il coso. No, forse no. Boh. Cos'è questa musica? Salve, scusate, eh. Ah, lì c'è un teletrasporto, dopo andiamo a vederlo. E questo cos'è? Altare di fuoco, ok. Scusi, ma... ho capito, cosa faccio con questo? No, è andato via, ok. Non so che farmene di quello. E tra l'altro ho anche altro da fare. Quindi, no, bello che comunque... Oh, pezzi di corda trovati. No, non esploro perché vado avanti dopo. Ma comunque... Sì, poi tra l'altro qua stiamo già andando sull'isola centrale. Quindi è connessa, ok. Quella la esploreremo poi. No, ma il discorso è quello che comunque non è così banale come gioco, perché alla fine uno dice l'ho provato, siamo lì all'inizio, e... costo gratis, sì, dai, ci vado. E ho già visto tutto dopo 10 minuti, direi che qua ce ne sarà da fare per diverse ore. Allora, vediamo un po' cosa serve per il progetto. Sì, cosa ti serve? Due assi di legno e un tassello di fortuna. Sì.
Ma infatti facciamo assi di legno, assi di legno, due assi di legno. Sì, va a falle, falle due e tasselli di fortuna. Ok, no, 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 direi basta così. Andiamo a farla e vediamo. Costruisci. Cioè, vuole una casa rustica. Mi sembra uguale un po' all'altra, forse un pelo più bella. Ora resta solamente Sven. Credo sia andato giù alla spiaggia e trovare l'uomo perfetto per costruirla. Sì, no, poi dove la vuoi? Vabbè, nuova decorazione scoperta, il letto. Vabbè, qua si fa interessante perché verremo sfruttati da tutti gli abitanti possibili e immaginabili. Abbiamo scoperto anche il supporto metallico per le porte, però verremo sfruttati in modo impressionante da ogni abitante per farsi costruire la casa, poi probabilmente loro se ne andranno e noi resteremo qua da soli. Non so cosa stia succedendo qua, ma presumo che ci sia bisogno di innaffiare le piante e non posso certo andare a prendere l'acqua dal mare. Ma non mi ricordo più. Ah, sì, si andava qua a riempire il secchio. Perché ovviamente là l'acqua è salata e non va, no buono. Scusi, adesso io bagno un po' qua. Bagno un po' là. Ah, infatti stavano diventando secchi. Dai, ce la facciamo. Ok. Non moriremo, abbiamo un sacco di pannocchie da mangiare. Bene ragazzi, allora, questo è veramente un gioco carino, mi è piaciuto parecchio. Non so perché l'ho visto praticamente passare da delle recensioni comunque basse, poco positive, diciamo, a andare al molto positivo, ora è al per lo più positivo. Non è banale, non è semplice nel senso di banale, appunto. È fatto bene, non si scopre tutto subito. Come vedete qua, ci sono le varie relazioni che crescono, con cui possiamo, premendo il tasto 2, andare a vedere che cosa ci cambia quando diventano più, diciamo più vicini a noi, quindi in pratica possiamo andare a salendo di livello come relazione avere dei bonus e questo vale per ogni personaggio che conosciamo all'interno dell'avventura. Al momento ne abbiamo scoperti un po' e altri due mancano. Questi sono i menu sotto dove possiamo vedere le decorazioni che possiamo avere. Questo sono l'inventario che possediamo, appunto come vi dicevo le relazioni, e questa è una sorta di glossario con relazioni che vi spiega tutto. Cioè il gioco poi non era neanche in italiano all'inizio quando è uscito, mi pare di ricordare, quindi insomma, spero il gioco vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.